Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Siamo nel giardino dei frati, questo lungo vialetto che chissà quante volte Padre Pio è stato proprio qui a raccontarsi o a ritagliarsi un momento di preghiera anche con i suoi confratelli. Oggi qui per leggervi uno stralcio di una lettera che è datata 10 maggio 1918, ma ci racconta anche il peregrinare, ovvero l'itineranza del giovane frate cappuccino in altri conventi della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio. Ecco, lui scrive una lettera al suo padre spirituale, padre Agostino, da San Marco la Catola, in provincia di Foggia, il 10 maggio del 1918. Ecco, a San Marco la Catola Padre Pio vi ha dimorato più di una volta. Infatti già nel 1905-1906, al termine degli studi ginnasiali, e poi nel 1918, ecco il mese che stiamo prendendo in considerazione, perché vi trascorse quasi un mese, da aprile a maggio. Ricordiamo, il 1918 è stato l'anno delle stimmate. Qui incontra Padre Benedetto. Lui doveva incontrare il suo padre spirituale, il suo direttore spirituale, che lo sarà fino al 1922, e doveva colloquiare con lui. Si racconta che il suo comportamento in questo convento era sempre esemplare, pieno di carità. E proprio a tal proposito vi leggiamo uno stralcio di una lettera che lui da quel convento scrive a Padre Agostino. Capiamo anche il motivo di questa lunga permanenza, ecco, di circa un mese in questo convento. Mio carissimo padre, mi rendo importuno col Signore per tutti, ma specialmente per voi. Quando vedrò avverati adeguatamente i miei voti che io fo, quando verrà quel momento felicissimo in cui tutti insieme possiamo sciogliere il cantico di ringraziamento? Ricevo la vostra lettera e mi conforta, scrive Padre Pio, nel sapervi tanto riguardato dalla Divina Pietà. I vostri auguri per il mio onomastico, quindi il 5 di maggio, mi sono scesi dolcemente nel cuore e sono stati per il mio povero cuore sì duramente provato dalla benignità del Signore come un dolce balsamo. Io non ho parole adeguate per potervi ringraziare. Espanderò la mia anima e la mia riconoscenza di tutto dinanzi a Gesù. Questo giorno lo passai contentissimo nella casa del Padre mio. E qui fa riferimento a San Marco la Catola, assieme a padre provinciale, padre Benedetto, da San Marco in Lamis. Per volere di questi, ecco, di padre Benedetto, celebrai la messa solenne, applicandone il frutto di questo sì augusto sacrificio, la miglior parte anche per voi. Il mio ritorno per San Giovanni, scrive padre Pio, è stato trasferito di giorno in giorno. Non saprei se per volere del cielo, pressato da queste benedette anime, sempre mie cordialissime nemiche, e qui fa riferimento a questi amici, ecco, che lui chiama nemici, perché lui chiedeva di pregare per la sua morte, ecco, per il suo ricongiungimento con il Signore, a queste anime, in modo particolare a San Marco la Catola. Oppure, scrive ancora Padre Pio, per volere di Satana. Questa mattina immancabilmente avrei dovuto partire, ma che volete? Si è riversato un temporale non mai visto di questi tempi. Spero di ripartire lunedì, a Dio piacendo. E qui il racconto di questa permanenza di circa un mese in questo convento, ma poi dovrà ancora di più aspettare ancora qualche altro giorno, ma accadrà qualcosa anche quando starà per salire a San Giovanni Rotondo. Ve lo racconteremo.